Un'Aquila solida, concentrata e determinata domina i 90 minuti giocati al Bagicalupo di Savona, vince con un netto 3-0 e in attesa del recupero tra Reggiana e Pisa si porta a meno 1 dal terzo posto occupato dai Granata e Emiliani. In arrivo al Mar Ligure Zavettieri, che deve rinunciare a Paciglia e De Francesco, mischia le carte e cambia l'assetto dell'11 di partenza. Accantonato il 4-2-3-1, spazio invece al tandem d'attacco pesante formato da Perna e Virdis, grande ex della partita, supportati da Vella e Triari con gli slot di esterni alti di mediana. L'Aquila soffre solo in avvio di gara con il centravanti ligure Scappini che prova la torsione su cross tagliato di Antonelli, chiamando Zandrini alla deviazione in corner. Poi i rossoblu salgono in cattedra. 12esimo, Corapi da destra pennella una punizione del Pinto, va in correzione aerea indirizzando il pallone nel 7, ma trova la parata di Rossini che vola a negargli la gioia del gol. Gol che però arriva a 3 giri di lancette più tardi. Fa tutto Virdis, che riceve palla sul lato corto dell'area, si porta il pallone sul destro e poi disegna un'imparabile traiettoria a rientrare che va a morire sul palo lungo della porta di Rossini. I biancoblu di casa provano a reagire. D'Amico, anche lui un ex di prima intenzione, scarica il destro dal limite dell'area. Zandrini blocca a terra senza problemi. La ripresa si apre con le proteste dei liguri per un presunto tocco falloso in area di Triarico ai danni di Frugoli. L'arbitro fa cenno di proseguire e sul rovesciamento di fronte Virdis imbecca Vella, il cui fendente di collo sinistro finisce di poco sul fondo. È il preludio al gol del raddoppio. Break di Triarico sulla sinistra, traversone per Virdis, la conclusione del numero 11 aquilano è rimpallata da Marconi ma diventa un assist per Perna, che rimane freddo e di prima con il piatto non lascia scampo a Rossini. Rossoblu che continuano a pigiare sul gas nonostante il doppio vantaggio. Vella tra le linee per Virdis che scatta in campo aperto, poi allarga per Corapi che però cicca clamorosamente la conclusione. Nei minuti di recupero l'Aquila mette il punto esclamativo sulla sua prestazione. Corapi vede e serve la sovrapposizione di Pozzebon, che trova tempo e spazio per incunearsi nella retroguardia ligure, aggancia a palla e da posizione defilata piazza un diagonale chirurgico alle spalle di Rossini. Finisce così con il rossoblu che inanellano la quarta vittoria consecutiva e vanno a prendersi i meritati applausi da parte dei 40 ammirevoli supporter arrivati fino in Liguria per godersi una giornata a conti fatti davvero trionfale.